Anche quest'anno torna l'evento espositivo dedicato alla storia della fotografia italiana. Quali e quando sono gli appuntamenti in programma? Sì, sabato 22 ottobre alle 17 iniziamo con un convegno dove sono ospiti e quindi parleranno al pubblico il professor Franco Fiorucci e il professor Claudio Cesarini, che sono due artisti e storici dell'arte. Interverranno sull'argomento che ha a che fare dove l'arte, diciamo, si contamina con la fotografia e viceversa. Grazie a un'idea e a un ritrovamento di Paolo Talevi, dove abbiamo trovato proprio al mercatino dell'antiquariato delle immagini dello studio Paci di Fossombrone, in una busta dove c'era anche un'indicazione della scuola di pittura del professor Fiorucci. Quindi questo ritrovamento ci ha fatto capire che gli allievi del professor Fiorucci prendevano a pretesto queste immagini come spunto per creare dei soggetti pittorici. Quindi questo evento espositivo mette in relazione l'arte e la fotografia. Poi al termine, alle 19, saremo in Piazza Miani, dove abbiamo la galleria a cielo aperto, l'unica che c'è a Fano, a Centrale Edicola, dove inaugureremo la mostra di Domenico Giannantonio, dove ci sono dei ritratti di illustri personaggi della cultura italiana. Ci può fare qualche esempio? Sì, allora abbiamo la fotografa Letizia Battaglia, recentemente scomparsa, che è stata fotografata da Giannantonio nel 2018. Poi abbiamo Gianni Celati ed Henry De Luca nelle vetrine del Caffè Centrale. E all'interno del Caffè Centrale ci sono personaggi davvero curiosi che vi invito ad osservare, compreso il nostro Presidente della Repubblica.